Ora la settimana del benessere si sposta al plesso Cesina dell'Istituto Comprensivo San Rocco. Preside, un grande successo di questa settimana. Sì, devo dire la verità, abbiamo avuto un grande successo sia tra gli alunni che hanno portato avanti questo discorso delle attività che durante tutto l'anno hanno affrontato, sia da parte dei genitori, che sono una componente fondamentale e importante. Noi oggi focalizziamo anche il post pandemia, cioè anche il momento in cui dopo purtroppo 2 anni di isolamento. Ecco, di questo ce ne può parlare proprio la dottoressa psicologa Maria Piccirillo, punto di forza di questo istituto, perché si occupa dello sportello d'ascolto. Ecco questa relazione, insomma, praticamente tra bullismo, cyberbullismo e questi 2 anni di pandemia. Certo, diciamo che la collaborazione è iniziata proprio nella pandemia, in quanto sono state date proprio dei fondi delle scuole, questa scuola ha provato ad utilizzarla meglio, provando ad assistere i ragazzi a 360 gradi. Ragazzi che sono stati isolati per 2 anni e dove i mezzi digitali sono stati gli unici mezzi di comunicazione col mondo esterno. Ovviamente, come tutto, bisogna vedere come vengono utilizzati, e anche in questi casi è stato ed è rischioso, perché bullismo è quello che noi viviamo in presenza, stato il bullismo è quello che viene poi praticato attraverso gli strumenti digitali. Esatto, preside, settimana del benessere che continua, vi siete serviti di fior di professionisti e anche di associazioni molto competenti sul territorio, tra cui Frida Kahlo. Assolutamente, è nata questa, diciamo, alleanza territoriale, la potremmo definire, per cui è fondamentale che in un territorio come Marano ci siano dei punti di riferimento. Abbiamo fatto in modo che anche i nostri ragazzi, così come anche i genitori, conoscessero queste grosse potenzialità sul piano associativo, e ovviamente il dibattito si è ampliato, perché la violenza di genere è va di pieno di pari passo con quella che può essere qualunque altra forma di sopruso, di violenza, come anche il bullismo. Perfetto, quindi violenza di genere, quanto contano, dottoressa Piccirillo, queste associazioni, questi sensori sparsi sul territorio? Sono un aspetto fondamentale, in quanto parliamo di rete, parliamo della scuola dove ci sono alunni, dove ci sono professori, dirigenti e anche genitori, e quanto è importante che ci sia una comunicazione sul territorio e sapere anche sul territorio quali sono le attività che vengono messe in pratica.